sicuramente di una sfida, spirito di servizio, e poi è un'esperienza che mi motiva perché è la prima volta che entro in contatto con diciamo con la gestione di un'associazione e con una posizione diversa dalla storia passata che era tenuta da imprenditori. Io essendo manager vedo un approccio manageriale alla gestione dell'associazione. Questo approccio manageriale mi porta magari a dare un contributo positivo e diverso rispetto al passato. L'ex Detto bene? presidente Parodi parla come degli tempi difficili. Secondo lei quello che l'attende in termini di lavoro sul territorio del Bergamo Museo è un territorio che è stato toccato pesantemente? Sono tempi certamente difficili perché stamattina all'Assemblea Generale ho presentato un po' dei dati mondiali, europei e italiani che danno un'indicazione di criticità estrema. Saremo in recessione l'anno prossimo, quindi è chiaro che per questa ragione l'impegno e il proposito da parte dell'associazione di essere presente ai processi decisionali diventa fondamentale. Trasporta questa sua esperienza in quello che sarà la guida dell'industriale, con anche un'ipotesi di lavoro diverso. Certamente, diciamo che cercherò e applicherò di sicuro delle metodologie che si sono applicate in azienda, quindi quando parliamo di deleghe per oggetti particolari o per attività particolari, parliamo di lavoro di gruppo, lavoro di squadra e quindi praticamente è un project management, nel senso che si identifica qual è l'azione da svolgere, si identifica, si mettono risorse, si misurano i risultati. Stessa domanda che ho fatto adesso al presidente Parodi, c'è un'azienda sul territorio di so che saranno conosciute probabilmente le giovedì, una sorta di cover. Cosa devo dire? È un peccato disperdere delle risorse così. E io spero che ci sia un punto di caduta che permetta di recuperare queste condizioni. Perché comunque sono risorse di ingegno, sono risorse di impegno, sono risorse poi anche umane che sono impegnate e che corriamo il rischio di disperdere, di annullare. Primo passo del Presidente. Primo passo del Presidente, un'azione di raccolta di informazioni, di suggerimenti, di idee attraverso un pomeriggio dedicato tutte le settimane a chi vuole discutere con me di quali saranno le idee, le visioni, le strategie del futuro, per essere pronti quando il futuro arriverà e migliorerà, ad essere sulla strada giusta per la ripresa, diciamo così.